Allora, vediamo se l'intervallo ha portato consiglio. Proviamo a vedere un indicatore di servizio per il processo di trasporto dal punto di vista del guidatore. Qualcuno ha delle idee su quale sia un possibile indicatore di servizio che è particolarmente importante per il guidatore? Ricordiamoci che il servizio va sempre a confrontare qualche attributo dell'input con qualche attributo dell'output, dove nel nostro caso specifico, non l'abbiamo esplicitato prima, ma l'input sono le richieste di trasporto, nel processo di trasporto ciò che arriva è la richiesta e l'output è il viaggio effettuato. Quindi confrontiamo le richieste con i viaggi e vediamo, le confrontiamo nel tempo, quindi sono i vari indicatori di tempo di risposta, tempo di attesa, oppure in termini di qualità del risultato, quindi di rispondenza dell'output rispetto all'input richiesto, oppure di flessibilità, cioè la possibilità di adattare l'output alle eventuali variazioni di input che dovessero sopraggiungere. Qui. Oggi è uno di quei giorni. Qualcuno ha qualche suggerimento? Volete proporne uno? Vediamo chi riesce a convincere meglio gli altri che il suo KPI è più bello. Sono troppo facile, perché se sono l'unico a giocare vinco io. Allora, io così a distinto punterei lo sguardo su questo. C'è il tempo necessario tra la richiesta e l'inizio del servizio. Quello è tempo non produttivo. Cioè, io sono in Piazza Castello e ricevo una richiesta che di un tizio che si trova a Porta Susa, vuole essere portato da un'altra parte. Allora, io ho un tempo tra quando ricevo la richiesta, sono in Piazza Castello, e quando lo carico, che è Porta Susa, tempo che io spendo come tempo, spendo come benzina, ma a lui non fattura. Giusto? Perché il costo del viaggio è basato sui chilometri effettivamente di trasporto. Allora, quello, credo, questo è misurato in tempo, lo potrei misurare in costo, ma, o in distanza, ma questa differenza, cioè questa fase, no? Del processo, che corrisponde poi a questa, no? È tempo in cui io sto andando spasso per la città ma non sto trasportando nessuno. È intervallo di tempo tra accetta e conferma di aver preso a bordo il passeggero. In questo intervallo, dopo che il guidatore ha accettato, quindi vabbè, la notifica viene data al passeggero, prima che lui confermi o abbia effettivamente preso a bordo il passeggero, lui sta guidando, si sta spostando, ma non sta fatturando. Allora, quel tempo è un tempo, tra virgolette, sprecato. Se potessi, vorrei non averlo. Vorrei che il passeggero fosse già qui, accanto a me. Così non avrei un costo extra.
un tempo extra, è tempo in cui io sto guidando ma non sto, quindi quel tempo lì, se riuscissi a sfruttarlo senza magari guidando ma portando qualcuno sopra, sarei più contento, avrei una migliore utilizzazione del tempo, una migliore efficienza del tempo, no? Quindi io in questo caso mi concentrerei su questo. Adesso contate che tenete conto che gli indicatori di servizio molto spesso sono più facili da vedere dal punto di vista dell'utilizzatore del servizio, no? Se parlassimo del passeggero ci vengono molto di più delle idee su indicatori di servizio nero. È che io lo vedo qua, solo lì che sgancia, c'è qualcosa che non piace nella combinata tra il programma di registrazione, il videoproiettore e quest'aula. Perché solo qua. Ci arriviamo. Natalizio. Dicevamo, se non ci mettessimo dal punto di vista del passeggero, sarebbe più facile dare un significato a questi indicatori, no? Quanto tempo aspetto, quanto ci vuole per arrivare alla destinazione, quante volte lui mi porta dove non dovrei, non mi lascia dalla parte della strada sbagliata perché lui non è tanto bravo a fare i percorsi, quindi devo attraversare un incrocio trafficato, no? Sugli ordini perfetti. Però noi siamo dal lato guidatore, quindi possiamo ragionare su quello, sul lead time. Quindi vediamo di definirlo. Noi vogliamo definire a questo punto un indicatore di servizio barra lead time. Perché non vai dove voglio io? Servizio barra lead time. Tempo di attesa, tempo di avvio, tempo di inizio. Quindi lo scopo è quello di andare a valutare, no, il tempo morto, il tempo necessario, tempo sprecato, tempo non produttivo, necessario a portarsi nella posizione in cui si trova il passeggero. Questo è ciò che voglio misurare. Ma qui nella descrizione devo dire parole semplici, parole chiare, riferendomi al servizio, all'utente, no? Quindi il tempo non produttivo speso a recarsi nella posizione in cui si trova l'utente. No, correggiamo le parole, non si chiama utente ma si chiama passeggero. E posizione, fatemi controllare se nel modello concettuale la chiamavo posizione. La chiamavo posizione, posizione di partenza, posizione di arrivo. Possiamo anche dire una posizione di partenza in cui si trova il passeggero. Possiamo chiamarlo, visto che è un lead time, chiamiamola LT per lead time. Allora, questo è più facile definire l'altro, no? Vado a misurare un tempo, quindi devo andare a identificare l'istante di inizio e l'istante di fine di questa misurazione. Quindi è il tempo trascorso tra l'accettazione di un servizio e la presa a bordo del passeggero. Questa è la singola misurazione, come lo aggrego in media, ad esempio. Quindi ho sempre queste due metà. Che cosa misuro e come aggrego i singoli dati misurati.
E il calcolo com'è? Vabbè, è la media di una differenza di tempi. Tempi presi dove? Allora, dove andiamo a prendere dei tempi, di solito ci riferiamo al modello di processo. Visto che è un processo gestito da un sistema informativo, io chiedo al sistema informativo, ma senti, salva l'istante di tempo qui. Cioè, quando qualcuno ha accettato. Quando il token esce di qui e arriva qua, è l'istante di tempo iniziale in cui attacca, quando lui ha accettato, ma questa azione qui non so ancora se accetto o se rifiuta. Dopo che io vedo la sua azione so che ha accettato. Qui ci posso passare tante volte, non mi interessa registrare tutti, mi interessa registrare quello che accetta e quello che e quando invece no, inizio questa azione qua. Quindi la differenza tra qui e qui. Anzi, quando sì, di fatto esco da questa attività. Ricordiamo cosa fa il token. Il token arriva all'inizio di questa attività e rimane in attesa che questa attività, che questa azione venga compiuta, in questo caso da parte del guidatore. Quando il guidatore compie l'azione, ossia conferma il lavoro del passeggero, il token esce di sotto. Quindi non mi interessa il momento in cui il token arriva qui, al momento in cui esce, perché il token arriva qua in realtà subito dopo, perché qui si manda una notifica al passeggero e poi subito dopo il token scende giù. Questa azione è brevissima, non introduce il ritardo e non è il tipo di ritardo che mi interessa. Quindi il token rimarrà qua fermo fino a quando il guidatore arriva da me, mi fa salire e scassa il bottone. Quindi io devo misurare l'intervallo di tempo tra questo punto e quell'altro punto. Quindi potrei ad esempio usare punto 1, mettere dei piccoli marker del punto 2. No, noi questi marker li avevamo visti a livello di notazione per fare dei rimandi da una parte all'altra del disegno. Ma in generale possono essere usati per identificare dei punti sul diagramma, anche se non ho un rimando esplicito. Poi magari un giorno, se uno ha più fantasia, anziché chiamarli 1 e 2, gli dà dei nomi anche significativi, ma l'importante è avere identificato con precisione, no, il punto che mi interessa. Quindi posso dire che la mia formula di calcolo è il tempo in cui il token attraversa il punto 2 meno il tempo in cui il token attraversa il punto 1, ovviamente, calcolato in media, su tutti i servizi accettati, su tutti i trasporti accettati. Effettuati, no? Quindi a questo punto, prima di dimenticarlo, vado subito a indicare la fonte, che è l'activity diagram di trasporto. Che è su questo che vado a fare queste misure. Quindi per qua non vado a analizzare dei dati del modello concettuale, bensì degli istanti di esecuzione, o meglio di completamento di certe azioni. Magari possiamo essere più espliciti perché questa misura si può prendere solo per le richieste accettate. Se la richiesta va persa, in quel trasporto lì non lo devo contare, non fa media, no? Quindi valido solo per le richieste accettate, se vogliamo essere precisi. La popolazione su cui lo misuro non sono tutte le richieste, ma sono solamente
i viaggi, anche, anche quello di prima in realtà era così. L'interpretazione che ne do qual è? Vabbè, più è breve, meglio è. Più breve possibile. Più basso possibile. È misurato in secondi. E la scala è una scala dei rapporti, di nuovo, perché la differenza tra due scale di intervallo, dai, riuscirò a scriverlo giusto. Se, tanto per ragionamento, se volessimo definire l'indicatore analogo, lead time, sui passeggeri, cioè per il passeggero e non per il guidatore, quello che notiamo è che lo andremo a prendere in un punto diverso. Perché per il passeggero, qual è il lead time? È da qui, da quando lui fa la richiesta, quindi da qua di fatto, lui ha fatto la richiesta e poi aspetta, aspetta, aspetta che arrivi poi il guidatore. Quindi il tempo di attesa tra quando lui ha fatto la richiesta e quando inizia a essere servito non parte da, da quando il guidatore ha accettato, ma da quando il passeggero ha fatto la richiesta. Quindi sarebbe il tempo in quel caso tra il punto 0 e il punto 2. Il che comprende tutti i tempi morti di interrogare eventualmente più guidatori. Cioè il mio servizio, ciò che voglio, salire in macchina. Da quando lo richiedo, quanto devo aspettare per salire in macchina? È vero che è una conferma molto prima, no? Nel senso che qui, anzi in realtà qua, so che arriverà qualcuno, perché fino a questo istante di tempo, no? C'era la conferma, non so neanche se qualcuno viene a prendere, se qualcuno accetterà il servizio. Da quel momento lo so. Mentre prima attendo che qualcuno mi risponda, adesso attendo che colui che mi ha risposto arrivi da me. Ma in ogni caso sto sempre aspettando. Quindi in realtà sono due lead time diversi in un certo senso. Uno lead time per l'accettazione del servizio, l'altro per l'erogazione del servizio. Posso definire entrambe queste misure, poi dipende quale mi interessa di più. Secondo me interessa quando effettivamente comincia a salire in macchina. Mentre il primo, il lead time che va da 0 a 1, diciamo, è più una qualità del sistema. Devo avere tanti guidatori e qualcuno che risponde in fretta. Mentre quello che va da 0 a 2 è più l'interesse del passeggero. Ciò che lui percepisce davvero.
sono sfumature, sono punti di vista diversi, no? Però ogni fattore misura una cosa diversa. Ah, da 0 a 1 come fate a ridurre i tempi da 0 a 1? Devo avere tanti guidatori disponibili. Come faccio a ridurre i tempi da 1 a 2? Questi guidatori devono essere ben dislocati, devono essere possibilmente vicini a dove si trova, a passeggero. Come fa il passeggero a decidere di usare il servizio e quando il tempo da 0,2 è inferiore al tempo che gli si vuole per chiamare un taxi normale o per salire su un autobus? Se devi aspettare 20 minuti vai prima a prendere il tram, forse, se va dalla parte desiderata. Quindi la parte importante è sempre questa, la prima, lo scopo. Che cos'è che voglio vedere, cosa voglio misurare, da che punto di vista, no? E poi trovo il modo per misurarlo o il modo per approssimarlo, per carità. Se partite al contrario è più difficile, no? Se partite dal processo e dici ma dove posso misurare, da qui a qui oppure da qui a là oppure da qui a là, e vengono fuori mille possibilità a cui sforzandosi si riesce a dare un senso a ciascuna, ma partendo bottom up diventa difficile arrivare, no? A una motivazione, a un vero significato per quell'indicatore. Questo per dire che tante volte si tira fuori un indicatore che è facile da estrarre, perché ho i dati, è facile misurare quello e poi cerco di forzare un significato su quell'indicatore. Perché mi non farla questa cosa? Decidiamo che cosa vogliamo, ops, e poi troviamo il modo migliore di misurare. Cosa sto facendo? E troviamo il modo migliore di misurarlo. Se non ci riusciamo, lo faremo non in modo perfetto, in modo approssimato, ma perlomeno sappiamo che lo stiamo approssimando. Ok, un altro indicatore che... Dov'era? Vabbè, c'è sempre questo. In particolare, dobbiamo vedere l'esempio a qualità, no? In questo processo era descritto esplicitamente che alla fine di ogni viaggio il passeggero deve fornire la sua valutazione del viaggio. Allora parte di customer satisfaction. E poiché per il guidatore avere una buona customer satisfaction è la condizione necessaria per continuare a lavorare in questo servizio, sicuramente è un KPI che gli conviene tenere sotto controllo. Mentre invece per quanto riguarda, quindi adesso espandiamo quello della, cioè sviluppiamo un KPI di customer satisfaction. Per quanto riguarda gli altri indicatori di qualità, l'affidabilità qui non ha senso. È un servizio che viene erogato, finito questo, non esiste una continuità nel tempo di questo servizio. No? L'affidabilità, ricordiamo, l'abbiamo definita come la proprietà di mantenere nel tempo le qualità positive, conformi, che aveva all'atto della vendita, all'atto della consegna, perché è un servizio che una volta consumato, quindi non è che si può smettere di funzionare. Se fosse invece un abbonamento, allora sì, mi sono abbonato con quel guidatore lì, però poi la seconda, la terza, la quarta volta non è più arrivato, è arrivato in ritardo, allora quel caso lo vado a misurare lì, perché la conformità decrescerebbe nel tempo. In questo caso no, no? Quindi non la vedo. Dal punto di vista del guidatore, la potrei vedere dal punto di vista del sistema, quello sì. Sistema Tuber in generale. Ah, dopo le prime due settimane, il primo mese in cui c'era un ottimo servizio, poi ha cominciato a degradare. La conformità in questo caso significa aver portato la persona nel posto giusto, essenzialmente. Perché la richiesta qual è? È arrivare alla destinazione. E possibilmente con un prezzo il più simile possibile al prezzo preventivato,
Se ricordiamo il processo, diceva: quando io faccio la richiesta, lui mi fa vedere un prezzo stimato, quando scelgo l'indirizzo, e poi a valle del viaggio mi dirà il prezzo effettivo. Allora, se il prezzo stimato era di 6 euro e poi me ne chiede 12, insomma, non è poi così conforme al risultato. Ho sbagliato l'algoritmo di stima. È colpa del guidatore che ha fatto 6 giri intorno anziché andare in linea retta? Forse. È colpa dell'algoritmo che ha fatto una stima troppo ottimistica senza tenere conto del traffico? Forse. Ma se c'è questa differenza molto forte, c'è qualcosa da andare a vedere, no? Da approfondire. Mentre invece, dicevo, sulla customer satisfaction, noi abbiamo già, caso raro, perché un'azione da parte del passeggero attraverso la quale lui valuta il viaggio. Dico caso raro perché molto spesso ci si accorge in fase di valutazione, in fase di KPI, che abbiamo bisogno di un'opinione degli utenti, degli utilizzatori del servizio, delle persone coinvolte, eccetera, e non ce l'abbiamo questa opinione, allora si aggiunge a posteriori. Ci devono aggiungere le attività parallele, attività successive, indagini, questionari, sondaggi campione, eccetera, eccetera, per poter definire quell'indicatore. In questo caso siamo fortunati perché questo indicatore ce l'abbiamo già. O meglio, abbiamo una fase specifica in cui raccogliamo quelle informazioni. Queste informazioni dove vanno a finire? Qua, giudizio. Nel modello concettuale. Quindi abbiamo già, siamo fortunati, abbiamo già le informazioni che ci permettono di stimare la customer satisfaction per il guidatore. Allora, questo è invece un esempio in cui la misura che prendiamo non è di tipo rapporto, perché la valutazione del passeggero è una misura di tipo ordinale. Scala 1-5, dove so che se ha detto 4 vuol dire che è più contento che non 3, ma questo non mi permette né di fare la somma, la differenza tra 3 e 4, perché sono semplicemente dei valori, cioè dei gradini diversi di una scala, ma la loro ampiezza non è nota, non è definibile. Quindi di sicuro andrò a prendere viaggio, giudizio. Questo lo posso fare subito. Allora, già, mettiamo la categoria. La categoria è, dove siamo qua, qualità, soddisfazione. Soddisfazione passeggero. E questo lo, in qualche modo useremo come fonte dati la classe viaggio attributo giudizio. Ce l'ho già. Pardon. E quindi la descrizione di questo indicatore. No, lo scopo, il motivo per cui lo definisco è quello di valutare la lo dice il nome, qui c'è poco da aggiungere, la valutazione dei passeggeri nei confronti del guidatore. Giudizio passeggeri, GP. Perché al guidatore deve interessare il giudizio che hanno i passeggeri? E beh, perché a fine mese se no lo sbattono fuori, quindi conviene che questi giudizi siano alti. Poi il modo per ottenere il giudizio alto, non sappiamo, potrà essere quello di dire: guido meglio, tengo la macchina più pulita,
oppure ti dico alla fine guarda l'app ti dice 10 euro ma io ti faccio lo sconto di 2, no? Come per il questionario di fine corso, no? Ci sono chi cerca di fare il corso meglio e chi cerca di dare voti più alti per prendere voti di esame più alti per prendere dei questionari più favorevoli. Come lo calcoliamo? Beh, ovviamente il metodo di calcolo è analizzando i giudizi forniti a fine del viaggio. Quindi singola misura è facile, ce l'abbiamo già. Poi dobbiamo mettere insieme queste misure. Allora, come possiamo metterle insieme? Non mi ricordo se nel testo si parlava dei valori, o se l'avessimo mai detto o deciso, se la scala era tra 1 a 10, da 1 a 5, da 1 a 3, faccia che piange, che ride o che è indifferente, non l'avevamo mai detto. E non c'era scritto in effetti. Quindi dobbiamo deciderlo adesso. Allora, quello che si può fare su una scala ordinale tu hai... Immaginati di vedere l'istogramma delle risposte. Scala da 1 a 5, immaginiamocela così. Allora, quanti dei miei trasportati hanno risposto 1? Quanti hanno risposto 2? Quanti hanno risposto 3? Quanti 4? Quanti 5? Avrò un grafico. Quindi ogni trasporto mi dà un punto, no? un gradino di questo istogramma. L'insieme di tutti i trasporti che vado a osservare mi danno l'istogramma nel suo complesso. Ma l'istogramma ancora non è un indicatore. Come faccio a prendere un numero estratto da quell'istogramma e questo numero non sia la media? O posso prendere la moda, che però mi dice abbastanza poco, potrei dire qualcosa di più. Moda, la mediana, oppure... Però spesso si usa un altro... indicatore più semplice che è basato sul conteggio. Immaginate di avere questo istogramma, 1, 2, 3, 4, 5. Ma io sono pronto a scommettere che la moda è sempre 3. Più o meno. La maggior parte delle persone darà un giudizio intermedio. Se fosse un 10, non so se la moda è più 6 probabilmente, no? 6, 7. Si sposta poco. No? Però un conto è andato così, un conto è andato così. In cui la moda è sempre la stessa. Sempre 3, ma qui ho una media, probabilmente avrò una mediana di 4, mentre qui ho una mediana di 3, perché la maggior parte dei giudizi sono positivi, pur essendo la moda sempre 3. Quindi potrei dare la mediana, probabilmente la mediana che su una scala da 1 a 5 o vale 3 o vale 4. O vale 2, se no sfigato. Non è che si sposta, può fare un salto 2 a 3, però se un indicatore che per medio è 3, io come faccio a capire, no? Se sto migliorando o se sto peggiorando, se a un certo punto salta a 4 o se a un certo punto cade a 2. Ecco, un altro modo invece è quello di lavorare per ranking. Mi chiedo, diciamo definizione, utente soddisfatto è l'utente che ha dato 4 oppure 5. Ce l'ho. Calcolo qual è la percentuale di utenti soddisfatti su utenti totali. Per far questo mi bastano due cose, saper contare e aver messo in ordine le categorie. Quindi su una scala ordinale si può fare. Percentuale di utenti soddisfatti.
Quindi io fisso una soglia e vado a vedere la mia popolazione si mette a sinistra o a destra di questa soglia. Quanta di questa popolazione si mette a destra, quanta a sinistra. In questo modo mi, in qualche modo, tagliato la popolazione in due, quelli che sono al di sotto di una certa soglia, al di sopra di una certa soglia, è chiaro che non vedo le altre differenze. Qui sto già dando per scontato di conoscere la moda. Se invece non avessi idea di dove è la moda, non avrei idea di dove mettere questa soglia, i soddisfatti o non soddisfatti, no? La metterei in un punto che però non vuol dire nulla, perché poi sono tutti da una parte o poi sono tutti dall'altra. Quindi, però, in situazioni di questo genere spesso si fa così. Quando tu hai i sondaggi a 4 scelte oppure 5 scelte, di solito vai a prendere la percentuale di quelli che hanno dato una valutazione alta. Non stai neanche a distinguere tra i 4 e i 5, alla fine è solo un indicatore. Poi se non avessi un altro indicatore di servizio eccellente, vai a prendere la percentuale di quelli che hanno dato 5. Sono quelli. Quindi il metodo di calcolo potrebbe essere valutare la percentuale di utenti che hanno fornito giudizio soddisfacente. Ad esempio, maggiore di 3 su scala 1-5. Cioè 3 escluso, oppure comprendo il 3. L'importante è che lo definisca da qualche parte. Questo lo posso fare tranquillamente su una scala ordinale. E è una misura più fluida, più modulare rispetto alla moda o alla mediana secche. No? Vanno bene moda e mediana quando ho tante classi. Allora queste si spostano. I voti d'esame, va dal 18 al 30, sono tanti voti. Ma quando ho poche classi, perdono un po' di significato. Non mi permette di tenere sotto controllo un andamento o le variazioni nel piccolo dell'andamento. Quindi di fatto è una misura di ranking. Li metto in fila e conto quelli che sono sopra una certa soglia. E quindi come lo calcolo? Lo conto il trasporti tale per cui il giudizio di T sia maggiore di 3 diviso il numero totale di trasporti. L'ho scritto a Borghini, può scrivere anche in altri modi. Conta i trasporti tale che il giudizio di T sia maggiore di 3. Il giudizio espresso su quel trasporto sia maggiore di 3. E quello mi dà il conteggio assoluto, per avere la percentuale divido per il numero di trasporti effettuati. Prego. Percentuali di viaggi. Sì. Sono viaggi. La differenza tra utenti e viaggi c'è quando lo stesso utente fa più viaggi diversi. E se uno che mi vuole particolarmente male continua a chiedere passaggi da me e continua a darmi uno, mi fa spostare i 20 metri, mi dà uno. Per fortuna l'app non permette di scegliere che guidatore vuoi, però è anche un'indicazione che al guidatore, quando deve accettare un passaggio, non gli facciamo vedere chi è il passeggero. No, poi c'è il passaparola tra i guidatori, no, quello lì non prenderlo perché l'arrivo di bassi. Quindi gli facciamo dire, c'è uno da prendere in quel posto, portare in quell'altro posto, e poi ti accorgi solo quando sei lì di chi è. No? Sembrano battute, ma in realtà è quell'effetto che discutevamo all'inizio quando parlavamo di misura, cioè qualunque sistema di misura modifica il processo. E quindi le persone che sono coinvolte nel processo
si adattano in qualche modo per cercare di migliorare le misure. E quindi devo cercare di far sì che il miglioramento delle misure sia effettivamente dovuto a un miglioramento del processo e non a un miglioramento dei sotterfugi. Beh, l'interpretazione, quale dovrebbe essere, è che il percentuale di viaggi in cui l'utente è soddisfatto, sì, adesso aspetta, devo modificare la frase perché i viaggi che hanno fornito giudizio non va bene, perché i viaggi non danno giudizi, in cui l'utente, il passeggero, abbia fornito giudizio soddisfacente. Quindi l'interpretazione dovrebbe essere la più alta possibile, tendenzialmente 100%. Questo lo facciamo e abbiamo già detto che la scala è ordinale. Ordinale, abbiamo scritto tutto in inglese, scriviamo anche questo in inglese. L'unità di misura, se vogliamo mettere percentuale, proprio tra 0 e 1, interpretiamolo come frazione. Ok? Questo invece è un tipo di indicatore che non avrebbe nessun senso per il passeggero. Il passeggero non fa tanti viaggi, deve ottenere un punto, cioè lui fa un singolo viaggio, non fa senso. A meno che non sia un viaggiatore iperfrequente, è difficile fare una statistica sui viaggi, sui giudizi che quel passeggero esprime sui suoi viaggi. Dopodiché, anche se fosse un viaggiatore molto frequente, non uso come indicatore un valore che scelgo io, a piacere. Quindi un valore, un feedback, un'informazione fornita dal passeggero può essere usata come KPI del guidatore. Potrei immaginare la cosa inversa, ma allora a questo punto il guidatore che dà un giudizio sul passeggero e il passeggero riceve il giudizio. Quindi ho il controllo nei due sensi. Noi vi facciamo l'esame e voi ci fate il questionario. Sono controlli incrociati, ma ognuno viene valutato sul giudizio che ne dà la controparte, non sul giudizio che si dà da solo. Allora, dal punto di vista del guidatore abbiamo altro, abbiamo qua tempo per farne uno. Conformità è dura. Nel senso di conformità, sul ragionamento che facevo prima, conformità significa che l'esito della richiesta soddisfa certi requisiti.
certi requisiti, però se parliamo di conformità, di qualità, non stiamo parlando di servizio. Quindi, ad esempio, un giudizio del tipo mi ha portato nell'indirizzo corretto quello che avevo chiesto, non è un requisito di qualità ma di servizio, ricade nei perfect orders, no? Mi dice la conformità è una proprietà dell'output solo, senza guardare l'input. Quindi io devo essere in grado di guardare l'output, che in questo caso è il trasporto, il viaggio, e dire questo è avvenuto secondo le regole, senza sapere se mi ha portato dove volevo, perché questo qua sarebbe una questione di soddisfacimento dell'ordine. Ok? Se io vado a confrontare l'indirizzo che gli ho chiesto con l'indirizzo dove mi ha portato, sto parlando di un indicatore di servizio e non un indicatore di qualità. Così la definizione. Allora, quale può essere la conformità di un servizio indipendentemente dalla richiesta? Che il trasporto sia andato bene me lo dice la customer satisfaction, infatti sono sempre dentro la qualità. Senza incidenti può essere effettivamente un criterio più oggettivo. La conformità è una griglia, no? Vediamo il prodotto e lo andiamo a misurare per una serie di fattori, vediamo se sta, diciamo, nelle tolleranze, no? Se pensiamo a un prodotto fisico. Per un servizio vediamo se i tempi sono rispettati, ad esempio se il ritardo è stato inferiore a 10 minuti, perché magari io sto pubblicizzando dicendo, non so, mi vengono in mente certe pubblicità, il servizio cliente risponde in 3 squillie. Poi magari non mi risolve niente, ma ha risposto in 3 squillie e quindi è conforme. Poi magari non dà un servizio schifoso. Quindi in questo caso effettivamente ci potrebbe essere l'assenza di incidenti, potrebbe esserci viene in mente la pulizia del mezzo, ma questo forse va a finire più nella satisfaction, perché poi come lo vado a misurare? Cioè è difficile forse, sto faticando a trovare un esempio di qualche cosa che sia, sì, potrei dire il mezzo deve essere pulito, ma come faccio a saperlo? La misura non ce l'avrò mai, ce l'avrò indirettamente attraverso il cliente che si dice non soddisfatto, quindi l'approssimo. Quella che potrebbe essere veramente una misura di conformità, cioè la pulizia del mezzo, non ce l'avrò, non riesco a ottenerla e quindi farò, mi accontento della customer satisfaction che in qualche modo terrà conto anche di quello. Fatemi andare a vedere se riusciamo a definire qualcosa lì. L'output è qua, no? Di fatto. Sì, quello forse che è più facile da definire, che è possibile definire, è la conformità sul prezzo. Che il prezzo finale non differisca troppo dal prezzo iniziale. Perché di fatto sia il prezzo iniziale che il prezzo finale fanno parte dell'output del processo, non sono input, non sono informazioni che arrivano dall'esterno, sono informazioni che genero io. Quindi queste due informazioni tra di loro devono somigliarsi il più possibile. Questo a livello di conformità riesco a definirla, il resto mi sento un po' difficile perché non c'è nessuno lì che controlla questo servizio. Mi viene in mente un'altra possibilità, quello che dicevamo, il mezzo deve essere pulito, come faccio a misurarlo? Ad esempio con controlli campioni. Cioè ho degli ispettori in incognito che chiedono dei passaggi. Però costa. È certo che costa. Se ti serve, paghi, certo che costa. Perché poi se sono in conto davvero il viaggio lo paghi alla persona, ti costa il tempo della persona più il viaggio che viene pagato. Però quello è un modo per misurare ovviamente a campione, non a tappeto, quel così come un altro tipo di conformità che si può controllare solamente facendo appunto controllo di campione, mandando gli ispettori in viaggio, è se il guidatore è veramente chi dichiara di essere. Cioè, capisci? Io mi registro nell'app, poi ci mettiamo d'accordo in 3, ci passiamo il cellulare,
non so perché conviene, magari se hai fatto di tot viaggi hai dei premi, non lo so. Allora, il viaggio che viene, il guidatore che c'è su quell'auto è effettivamente guidatore registrato? Oppure un'altra persona che per qualche motivo? Allora, quello è un aspetto di conformità, cioè, perché tu hai dichiarato una certa cosa e ne hai fatto un'altra. Allora, però rimaniamo su quello del facile da calcolare, cioè il prezzo. Quindi abbiamo detto qualità conformità lo scopo è assicurarsi che il prezzo definitivo sia il più possibile vicino al preventivo iniziale. Questo è ciò che voglio fare. Adesso devo inventarmi un numero che mi misuri questo. Allora, come faccio? Che cos'ho io? Provo a immaginarmelo proprio in modo molto concreto. Io avrò una tabella in cui ho il preventivo prima e il consuntivo dopo. 3, 5, 7, 8, 12, 15, 4, 4, 6, 5. E questa tabella va avanti per dei chilometri. Questi sono euro, eh. Cosa posso fare per stimare la conformità? Allora, conforme è quando ne uno solo, se vogliamo. Cioè quando il prezzo effettivo coincide con il prezzo di partenza. Però se vado a misurare la percentuale di questi, troverò un numero troppo basso, non significativo. Possiamo fare, allora, ragionate in termini di differenza. Ok, allora facciamo il delta. Poi la media tra le differenze, vediamo se ha senso. Delta, quindi abbiamo 2, 1, 3, 0, meno 1. Allora, innanzitutto, la differenza la posso fare? Sì, perché? Perché è una scala. Queste sono scale, questi sono euro, sono scale di rapporto. C'hanno zero degli effetti, zero euro, quindi non è solo una scala di intervallo, è una scala di rapporto. Quindi posso fare l'operazione che voglio. Quindi ho qua un valore che comunque è ancora sempre su una scala di rapporto. In termini assoluti o in termini relativi? Quindi ciò che ci serve non è tanto il delta, ma il delta per cento. 2 su 3 è 0,66. 1 su 7 è 0,12. 3 su 12, questo lo so, 0,25. 0 su 4 è 0. Meno 1 su 6 è meno 0,166, no, 6, boh. Non conviene prendere il valore assoluto del delta, perché altrimenti si rischia che alcuni vanno, quando vengono aggregati, i valori negativi vanno a compensare i valori positivi e questo è dato per il quotidiano. Sì e no, nel senso che un valore negativo da un lato mi compensa eventuali valori positivi se faccio la media, dall'altro se lo prendo in valore assoluto, se
perché se avessi tanti valori negativi vuol dire che sto lavorando bene, non me ne accorgo, anzi mi vedo penalizzato. Allora, o decidiamo di non guardarli, però tutto sommato il ragionamento che facciamo è: un piccolo scostamento ci può stare, no? Andiamo a vedere quanto è frequente uno scostamento non piccolo, il più. Perché potremmo immaginarci, adesso non la facciamo, ma immaginiamoci la distribuzione di questi ritardi, dove tu hai l'asse orizzontale e il delta percentuale. Sull'asse verticale la frequenza, e ti dici vabbè, più o meno 10% ci può stare, quindi o meno 10% e più 10% di errore nella stima, 10, 15, non so, dobbiamo decidere una soglia, e vado a calcolare quanti stanno sopra, quanto è frequente che lo scostamento di prezzo sia, quindi il delta percentuale, come prima abbiamo chiamato, sia maggiore di una soglia predefinita. Questo è un modo. Vengono fuori frasi come quelle che trovate su tutti i contratti di servizio. Non più del 5% ha un ritardo maggiore del 10%. Se voi prendete il contratto, che ne so, di Telecom Italia, no? Quando vanno a fare una chiamata di intervento, loro dicono il tempo di intervento è 3 giorni, ma non è il massimo assoluto 3 giorni. Cioè, non vi stanno dicendo che nessun intervento avrà mai un ritardo maggiore di 3 giorni, perché se poi leggete dove è scritto, dove avete finito con l'indicatore sulla carta dei servizi, vi dicono che la percentuale dei servizi cui il tempo di intervento è maggiore dei 3 giorni è inferiore a, quindi tu poni una soglia, in realtà hai due parametri, uno dove mettere la soglia e l'altro quanto tollerare degli outlier, cioè degli elementi che sforino quella soglia. È abbastanza difficile da leggere l'indicatore di questo genere. Ma se invece io classico direttamente la varianza degli scatti, si vuole che sia prossima alla riserva, quindi lo spostamento lo fai un valore a te stimato. Una varianza escludendo quelli negativi. No, non si hanno quelli negativi. Abbiamo il valore medio che si può calcolare, si calcola pure la varianza, e si è di rendi quanto vale. Più è piccolo, più è precisa la differenza. In realtà io quello mi sto. Sì, ha sicuramente senso dal punto di vista statistico. Sto cercando di dare un'interpretazione semplice. Il problema della varianza, secondo me, è che tiene conto di tutto. Io, se sono in un certo range, nella realtà, non mi frega niente se è più 1, più 7 o più 9. No? La varianza mi dice quanto questa distribuzione è allargata oppure ristretta. A me interessa non tanto se è allargata o ristretta, ma quanto era buona. Forse. Le due cose è chiaro che sono legate. Però se avessi una cosa di questo genere, per dire, questa è la mia distribuzione, coda 0, varianza abbastanza alta, rispetto a questa distribuzione gaussiana, che è la varianza più bassa, ma una coda diversa da 0,
Quale preferisco? Allora, possiamo cimentarci, possiamo chiedere aiuto a chi fa statistica, a volte possiamo anche passare a un indicatore più semplice. Proviamo a passare ai percentili. Cioè, il problema di questo ragionamento a soglia, cioè il delta per cento deve essere minore di 10%, quindi conto quanti sforano, è un valore che dipendendo da due parametri è difficile lettura. Provate a ragionare al contrario. Dove sta il 90° percentile? Se il 90° percentile è 5, vuol dire che il 90% degli utenti sperimenta una differenza di prezzo inferiore al 5%. Mi sembra più facile da leggere. Se vogliamo ragionare al contrario, uno meno il 90° percentile. Cioè, qual è la percentuale di utenti, qual è il ritardo sperimentato dal 10% di utenti più sfigati? Ci sarà un 10% che è un ritardo più maggiore, allora qual è il ritardo di questi? Da lì in su. È un altro modo più semplice. Però secondo me sì, valutati in questo modo, che valutati in percentile è fattibile, è comprensibile. Misure più pure dal punto di vista statistico, tipo la varianza, mi dà qualche problema, perché se avessi un caso solo, la varianza c'è un quadrato del valore, per cui se hai un caso in cui aspettato, in cui si è moltiplicato per 10 perché sarà un incidente o un ingorgo, quel singolo caso ti gonfia la varianza tantissimo, mentre invece se conto le persone, in termini percentili, quello conta 1. Dipende sempre cosa vogliamo ottenere. Io voglio vedere quanti utenti forse sono insoddisfatti del servizio. Poi un'altra cosa è vedere quelli insoddisfatti di quanto lo sono, che cosa è andato storico. Sì, potrei misurare il fatto. Beh, però leggendo quello che ho scritto noi, la descrizione dei KPI, assicurarsi che sono i più possibile di vicino a 30 all'inizio iniziale, non stiamo valutando quanti clienti sono soddisfatti. Stiamo valutando proprio tenendo conto di tutto quello che succede durante il viaggio, che può anche essere dato dall'ingorgo, all'incidente. Sì, allora se io potessi direi che deve essere uguale sempre, visto che non posso, probabilmente in un sistema reale io cercherei di spezzarlo in due indicatori: il prezzo più vicino possibile nella maggior parte dei casi, e poi un altro indicatore che mi vada invece a vedere di quanto è lo spostamento nei casi peggiori, e così abbiamo entrambe le misure. Cioè, quando va male anziché 10% è 15%, ok, cerchiamo di ottimizzarlo, di ridurlo, eccetera, oppure quando va male forte, allora andiamo a analizzare quei casi. Quindi un altro indicatore potrebbe essere identificare i casi nei quali la differenza di prezzo è eccessiva. Sempre conformità di due parti diverse. Allora, il primo, se lo... prima di scrivere la formula, l'importante di ciò che si scrive qua l'abbiamo vista adesso, cioè, nel senso che dietro una frasetta poi ci sono filoni di ragionamento diversi, e poi per capire che sono diversi e per capire cosa effettivamente vogliamo siamo stati costretti, abbiamo voluto specificare meglio.
se no qualunque formula è giusta, qualunque formula è sbagliata se non so che cosa voglio calcolare. Allora, in questo caso qui, che era, se vogliamo, l'interpretazione iniziale, prezzo vicino preventivo possibile, diciamo, chiamiamolo C90, no? Conforme al 90%, al 90esimo percentile. Quindi valutare o calcolare il ritardo, qui stiamo parlando di euro, lo scostamento percentuale massimo di prezzo che viene applicato al 90% degli utenti dei viaggi. Cioè, nel 90% dei casi lo scostamento è minore di, nel 10% sarà maggiore. Quindi in questo caso è calcolo percentile 90esimo di che cosa? Del delta per, di quello che viene chiamato delta per cento. Quindi è, come si chiamava? Andiamo a prendere il modello concettuale. Fammi prendere il modello concettuale. Basta. Era viaggio, prezzo finale, richiesta, stima prezzo. Quindi viaggio punto prezzo finale meno richiesta stima prezzo, il tutto diviso richiesta stima prezzo, e poi devo aggiungere un'aperta tonda qua. Quindi faccio il delta per cento, cioè la differenza tra il prezzo finale e il prezzo iniziale, rapportata al prezzo iniziale per averla in termini relativi, e di questo prendo il 90esimo percentile. Questo 90esimo percentile dovrà essere il più basso possibile. Perché vorrà dire che il 90% dei miei utenti trovano uno spostamento di prezzi che è più basso. Tra l'altro, messo così, con i percentili, ho annullato l'effetto degli scostamenti negativi, nel senso che non facendo una sommatoria non vanno a compensarsi. No, sono contati come casi buoni, però un meno 1, un più 1 contano uguale, cioè sto comunque dentro il terreno. Quindi ho risolto l'altro problema di come trattare i negativi. Allora, noi abbiamo fatto allora, questo qua erano scade i rapporti, l'abbiamo detto. In realtà abbiamo calcolato una metrica, cioè la misura, la scala dei rapporti, e poi ho usato una metrica dei percentili che in realtà andava bene anche in una scala ordinata. Però si può. L'unità è che cosa? Percentuale di euro. Percentuale in euro. È una percentuale però che valuta la differenza percentuale in costo. Mentre se avessi fatto l'altro metodo, cioè vado a vedere qual è la frequenza di utenti che, in cui il ritardo supera la soglia fissa, avrei avuto una percentuale in 20. Viaggio. E vabbè, la fonte sono quelle tabelle viaggio e richiesta.
Allora, è ovvio che si dimmi. No, perché quando toccato il percentile mi dà il valore della classe che lascia il 90% dei trasporti a sua sinistra e il 10% a sua destra. Ma qual è quella classe lì, quel valore? È come la mediana, è il valore, cioè, sarebbe 17%, ma quel 17% è il delta percentuale sul prezzo. Nell'esame ciò che voi fate è questa tabella. È ovvio che a fronte di uno spunto che è il processo e lo stakeholder può saltare fuori di tutto, no? Nel senso che il ragionamento che viene in mente a qualcuno sarà magari molto diverso rispetto a quello che viene in mente a qualcun altro. Quindi quello che noi verifichiamo sicuramente è che siano degli indicatori sensati. Quando diciamo i tre più significativi, la scala dei più significativi non è la scala assoluta, non è che i tre che sono venuti in mente a me devono essere per forza i più significativi in assoluto, no? Verifichiamo che siano sensati, che siano formalmente corretti, abbiate dato la definizione in modo corretto. Poi non vi dirò mai no, ma questo era più furbo dell'altro, che magari ci può stare, forse sì, però potremmo stare a discutere 8 anni. L'importante è sapere costruire qualche cosa che abbia senso, che misuri quel processo, lo misuri correttamente dal punto di vista dello stakeholder corretto. Ok? E poi ovviamente non andate a mettere indicatori generali, perché quelli non misurano nulla sul processo. Va bene, a martedì.